Are you ready to work hard today? Well, I put this in front just in case that you are interested in knowing about our web page, which is www.infantmentalhealth.com. And then the email that I always look at is acquarone@aol.com. Ok, l'email che di solito guardo più spesso è quella di sotto, acquarone@aol.com. Qua ci sono i riferimenti se volete guardare il sito della Parent Clinic. The other email I look at it but once a week. So, ok, l'altra email la guardo meno spesso. But it looks better. Ma si presenta meglio. So, I will go straight to the remind you about. Vorrei ricordarvi qualcosa? Yeah, this one. Okay. No. I want to. I don't know what is this. No, whatever. No. I want to make sure that somehow you all remember the early characteristics of the newborn. Okay? Vorrei essere sicura che voi tutti ricordaste le caratteristiche precoci dei neonati. Of the normal, ordinary, average neonate. Ok, dei bambini parliamo sempre dello sviluppo tipico nella media, i bambini normali. The gaze. Lo sguardo. The signs of calling. I segnali di richiamo. The voice. La voce, le braccia, il corpo. The signs of satisfaction. I segnali di soddisfazione. That it might not be necessarily smiling, but that it is looking at the mother and being relaxed and content. Ok, e non necessariamente deve essere il sorriso come segnale di gratificazione, può essere anche guardare la madre, essere rilassato e quindi contento. The signs of regulation. I segnali di regolazione. Signs of passion. I segnali di passione, di trasporto emozionale. And signs of balance. I segnali di equilibrio. In the posture. Ok, il ritmo, la postura, i movimenti tonici visti anche nell'allattamento, quindi sia insieme che separatamente. Together and separate. Ok, so now we will go to the scale. I have to. Arriviamo alla scala adesso. Sì. We have talked about this. So, I don't know if from this scale, I would like you to ask if from this scale there is any of these things that they don't understand. Ok, la professoressa vuole sapere se per caso all'interno di questa prima area, soprattutto l'interpersonale, c'è uno di questi aspetti che vi è un po' meno chiaro o c'è qualcosa che volete chiarire rispetto a una di quelle aree. Whether they mean il significato? Ok, rileggo. I'm going to read again. So, nell'area interpersonale abbiamo lo sguardo e il balbettio. No, 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 okay. But, tell them
gazing an eye to face contact with a within a relationship. Okay, you want me to read everything of yes. Okay. Quindi nello sguardo troviamo il contatto visivo all'interno di una relazione e il mantenimento di questo contatto. Nel balbettio troviamo la produzione di suoni per il beneficio di entrambe i partner coinvolti nella relazione genitore-bambino. Nella segnalazione... Because if the child is making bubbling sounds, but they are not for the benefit of the parent, we don't tick, we don't consider it bubbling. So you mean that there might be also intentionality to the communication of bubblings? Exactly. Exactly. That way is important because when they classify in detail, they have to understand that it's not any gazing. Ok, no, non è allora di ciascun comportamento, in particolar modo lo sguardo, ora la segnalazione attraverso il bubbling, il balbettio. La professoressa specifica che devono essere rivolti al genitore in senso comunicativo, intenzionale, altrimenti nessuno di questi aspetti che non possegga appunto questa caratteristica di specificità viene segnato all'interno della lista. Quindi yes. Because the meaning of the scale is in regards to the relationship. Ok, certo, perché il significato della scala è proprio legato alla relazione, no? Yes. So and if they don't understand something of this, it's better to ask, because later on they will have to classify. Ok, se c'è qualcosa che vi è un po' meno chiaro, è meglio chiederlo adesso, perché dopo sarete voi a dover classificare e utilizzare nell'esercizio, nell'esercitazione, la scala. Procedo? Vado? You want me to go on? No. Ok? Yes. Reading, ok. Nel segnalare abbiamo espressioni facciali, rumori, gesti che cercano di produrre una risposta affettiva nel partner, quindi che cercano di avere una risposta dal partner. Poi abbiamo l'imitazione con i movimenti della bocca, della lingua, delle mani. Nell'imitazione la ripetizione di un suono o di un movimento sentito o visto dal bambino. Stimolazione, nel senso di provocare, no? Di incitare la persona ad interagire, non solo ad usare come strumento per far qualcosa, cioè non solo in senso strumentale. Do you have any questions? Stop us here and ask for more. I mean, it would be interesting to have it in Italian for you to actually exercise, but we don't. Ok, mi dispiace di non averlo. Sarebbe stato interessante avere anche la scala in italiano, ma non l'abbiamo, quindi vi prego, fermatevi qui per fare eventuali domande. Che cercano di incitare, no? Di in qualche modo di attirare l'attenzione, di stimolare un'azione. So she's talking about provoking. Piccolo, no, immagino, quando per incitare il genitore ad agire può utilizzare dei canali come il balbettio, la segnalazione, no? Sì. Quindi in questo caso, durante un'osservazione, vengono codificati, diciamo, questi comportamenti di stimolazione nella stimolazione o anche in ciascuna area. Nel balbettio, nella segnalazione. So she's asking if I notice that the child is trying to provoke in you and exciting you to a response by using, for example, the voice or the bubbling or the gestures, do we have to check on the list just the provoking area or also the signaling, babbling, imitating, and so on? So do I check every area depending on what he's using, for example, the voice?
that gaze, the eye contact. But that will already be ticked. Ah, quello dovrebbe essere, dice, in questo caso già avremmo dovuto, dovremmo esserci arrivati a, a segnarli. Alcuni comportamenti, alcuni comportamenti, mm-hmm, per essere presenti, per essere segnalati. Come se fosse un livello più elevato. Beh, in effetti sembra partendo dallo sguardo, infatti c'è la relazione e i comportamenti di reazione che sono proprio il livello più manifesto, più elevato. So it's like a progressive sense from gazing to the reactive behaviors. Mm-hmm. It's like to going up from the base. Exactly. Of the, okay. È proprio questo, il senso, da una base, dalle fondamenta comuni poi si sale verso. There is another question there. Yes. Now, in the back, did you hear the question here? Well, explain to them. No, allora la collega domandava se per caso nel momento in cui il bambino abbia provocato e stimolato una risposta nel genitore attraverso altri canali che sono quelli precedenti nella lista, no? Per esempio lo sguardo, il balbettio, quindi il suono, la gestualità, se in quel caso dobbiamo centrare il comportamento sulla sola area della stimolazione, quindi del provoking, o anche sulle precedenti. E la professoressa diceva, se noi abbiamo questo tipo di comportamento nel bambino, che è quello di incitare l'adulto alla comunicazione, alla relazione, abbiamo già necessariamente dovuto segnare i comportamenti precedenti, che è come se fossero un po' la base, no? È un crescendo di competenze nel bambino, dallo sguardo fino, infatti, poi abbiamo i comportamenti più reattivi e più palesi, la frustrazione, l'ultima area nell'interpersonale è quella un po' più evoluta. Mm-hmm. E poi the joint attention, for example, yeah, is not seen until 1 year old. Per esempio, the only one. Per esempio, la comunicazione, l'attenzione condivisa fino ai 12 mesi non i bambini non la manifestano. Stand up. So everybody here. Yeah. Ma sempre dopo l'ora, un'ora di osservazione, poi dopo ci sono le annotazioni, no? Sì, so we have an hour of observation, yes, mm-hmm, and afterwards we have to notice down and also to check the list. But yes, we have to do the same thing relating to mother and, yes, the infant. Yeah. Ok, la stessa cosa che riguarda la madre e il bambino all'interno, certo, per quel frammento di osservazione di un'ora. Sì. In the same framework we, yes, observe. Okay. Yes. I start with the infant because is the people think that it's more difficult to see things in the infant than in the mother. Ok, iniziamo di solito, iniziato col bambino, perché di solito le persone credono che nel bambino sia più difficile rilevare alcuni comportamenti rispetto alla madre. Però both observation regarding the same framework, the same hour. Exactly. And is in relation to each other. Ok, sono, riguarda la relazione, no? L'interrelazione che c'è stata tra i due, in effetti. Ok. Ok. Siamo al pointing, all'indicare con l'indice, col dito indice, a una persona che riguarda, per ciò che riguarda un oggetto o un interesse. Poi abbiamo That is also, you can see it later. Mm-hmm. Anche, in effetti, anche il gesto dell'indicare, no? Tutti la gestualità proto-richiestiva, proto-dichiarativa e successiva intorno a 18 mesi. Exactly. Usually in a neonate you put not applicable. Certo. Non so in italiano. Certo, nel caso di un neonato questa è un'area che non è applicabile, no? Perché è un processo più evoluto
che nel bambino fa la comparsa più tardivamente. Poi abbiamo il feeding, che è appunto l'alimentazione ed è l'attitudine del bambino durante l'ingestione del cibo, includendo quindi i comportamenti anticipatori, per esempio il bambino gira la testa, muove le braccia o si avvicina al seno della madre per alimentarsi. For example, yesterday the baby Sarah, that it was a failure to thrive, she suddenly started crying because she was hungry. So the mother put the bottle. Ok, per esempio ieri nel caso di Sara, che era quella bambina che aveva un ritardo maturativo nella crescita, no, in senso anche ponderale, la bambina ad un certo punto improvvisamente ha iniziato a piangere ed è il motivo per cui la madre ha pensato avesse fame e gli ha subito dato il biberon. But there was no anticipatory behavior. Ma non c'era nessun comportamento anticipatorio in realtà. Of calling and the mother No, thinking. È stato improvviso. Suddenly. È stato un comportamento del tutto improvviso. Joint attention is later. Ok, anche l'attenzione condivisa è successiva e riguarda il saper guardare, osservare nella stessa direzione. Giocare, il gioco, la capacità di giocare allo stesso gioco per più di 5 minuti e di condividere con un'altra persona, darsi il turno e stare con una persona, quindi condividere. Alone. Playing alone or with others. Ah, ok. Giocare soli o con un'altra persona o con un altro. And so also alone, it's just for the alone. It might be that he doesn't play with the parent or che with gioca the brother solo. That come that moves something in front and they are playing. But he plays alone. But he plays alone. Ok, potrebbe anche darsi che nell'eventualità del gioco il gioco ci sia, ma che sia un gioco solitario, senza nessuno degli interventi, non so, della madre, del fratello. Che relating, quindi relazionarsi, i comportamenti che indicano la capacità di relazionarsi, accettare il calore emozionale offerto dalla madre, dal padre, da altre figure di riferimento, da altri adulti non familiari, dai fratelli e da altri bambini estranei, quindi non familiari, non della famiglia. E poi abbiamo i comportamenti reattivi, che riguardano la tolleranza alla frustrazione e includono la capacità di accettare appunto anche il calore emozionale e di andare un po' avanti e indietro, insomma di sapersi barcamenare rispetto agli eventi stressanti e la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Per l'area del sensory, also for the sensorial? Yes, we start now the sensorial, because at the end we just measure the changes in the interpersonal, in the sensorial, in the motor and in the affect. Ok, è importante continuare perché dopo noi misuriamo anche ovviamente i cambiamenti tra le varie aree, no? Quando you mean also at the follow up. That's right. Because the characteristic of autism in general is social communication. Social and communication, and emotional, that there is no emotional interchange. So is that why the areas to measure are different? Ah, certo, il motivo per cui le aree sono così, diciamo, differenziate, perché tra le caratteristiche dell'autismo abbiamo coinvolte l'area emozionale, sociale e comunicativa, e quindi queste un po' rispecchiano quelli che sono appunto le caratteristiche da individuare. Nell'area sensoriale abbiamo appunto toccare, pelle a pelle, il contatto iniziato dal bambino per gioco o per affetto. Il toccare, cioè il bambino tocca la pittura, la schiuma, la sabbia, l'acqua, il Play-Doh, la plastichina ed altre sostanze di consistenza più confusa, più caotica, più morbida, molle. La risposta ai suoni, la risposta al rumore, la risposta al nome, la risposta alla luce e pattern.
pattern from the patterns autistic babies, they like patterns. Schemi? Alla luce è no, it's when the it's a lo schema. It's designs, I mean, disegno simmetrico. Ha i disegni simmetrici, cioè nel senso alla fissità di un the radiator, because it's all the same. Sì, è quando, che ne so, il ventilatore. Esatto. Ok, la ventola che gira. Esatto. Le rail. Quindi, sì. Come lo rendiamo? Esatto, configurazione rigida. Percettive, rigide, ok. Quindi alla luce e a determinate configurazioni percettive, quindi la risposta agli odori e comforting, la capacità di confortarsi, cioè del bambino di trovare sollievo dal disagio anche da solo. Ad esempio succhiando il pollice, toccandosi le mani, giocando con la macchinina e così. Sull'area del motorio abbiamo contenere, cioè la postura del bambino quando è supportato dalle braccia della madre, com'è, se è molle, rigido o senza riposo, o se è inquieto, ecco, in senso inquieto. Holding, the translation here is posture. Posture, ah, non contenimento. No. Holding is a different meaning. Ok, quindi qui holding nell'area del motorio assume più il carattere del tenersi, della tonicità, no? Che riguarda il posturale. E infatti dopo dice la tonicità muscolare generale quando il bambino è seduto o sta in piedi. E poi abbiamo i movimenti stereotipati delle braccia, degli occhi, la deambulazione sulle punte oppure scoordinata, e poi l'uso delle mani, per esempio attaccarsi, per aggrapparsi, per tenere se stesso, per aiutarsi, l'uso del corpo per raggiungere, per salire sulle cose, per nascondersi. E nell'affettività abbiamo l'espressività, cioè la capacità di esprimere con il corpo o con il volto gli stati emotivi, se è triste, preoccupato, ansioso, felice e così via, e va specificato anche qui il comportamento. E poi la capacità di sviluppare dell'aiuto in senso autonomo, l'abilità di fronteggiare le difficoltà dell'ambiente indipendentemente dagli altri, per esempio anche nelle autonomie, vestirsi, mangiare, e poi riuscire a occuparsi, essere attenti dell'altro da sé. E sotto c'è un'area in cui evidentemente possiamo aggiungere tutte le osservazioni che non sono state precedentemente espresse all'interno della lista, della checklist.